Ciao a tutte ragazze, bentornate sul canale. Allora, ecco qui il nuovo video, primo video di ritorno dopo le vacanze. Anzi, in realtà è il secondo, perché il primo, se non l'avete visto, ve lo lascio giù nell'info box. È quello di, insomma, un po' chiacchiericcio, qui dico qualcosa, è il ritorno, insomma, sugli schermi. E niente, l'ho appena registrato. Come vi anticipavo appunto in quell'altro video, vi dicevo che vi avrei parlato di prodotti consigliati, quelli che ho utilizzato io quest'estate e che utilizzo comunque in generale quando ho degli sfoghi di brufoletti, quando mi schiaccio praticamente il mondo sul viso, in particolare sul viso, però comunque li posso usare, si possono usare anche sul resto del corpo, per sconfiggere al più presto i brufoli e togliermeli davanti, cicatrici e cose varie. Allora, partiamo subito con uno dei prodotti che utilizzo da un po' di tempo, e questo è nuovo, l'ho ricomprato, ed è il brufolo Kill di... è il brufolo Bill di Lush. Allora ragazzi, se non l'avete ancora provato, io ve lo straconsiglio. I grammi sono 45 e il prezzo è intorno a, mi sembra 9,95€, comunque sui 10€. Vi sembrerà tanto, ma ragazze, veramente un sacco di prodotto, e quindi lo utilizzate per una vita intera praticamente, quindi la qualità prezzo è ottima. Di cosa si tratta? Se non avete mai sentito parlare, praticamente si tratta di un gel che ha all'interno tutti gli ingredienti che vanno praticamente a sconfiggere le impurità, a lenire, a purificare, a disinfettare, e quindi fanno il possibile per andare ad eliminare al più presto diciamo gli sfoghi, gli arrossamenti, i brufoletti, sotto pelle, quello che vi siete andati a toccare, eccetera. Ed è un prodotto, appunto, come vi dicevo, di Lush, che se non lo conoscete è un marchio totalmente naturale che utilizza ingredienti sempre freschi, naturali e ottimi. Io mi sono trovata veramente bene, lo utilizzo come vi dicevo da tanto tempo perché mia sorella me l'ha fatto conoscere, dato che lei ha lavorato da Lush a Londra, e quindi già l'avevo conosciuto nella versione English, ma era solo inglese il testo, però il prodotto era lo stesso. Insomma, si chiama Brufolo Bill e praticamente ha questo erogatore, che è l'unica cosa un po' più difficile, un po' più bruttina del prodotto, perché è un po' difficile da utilizzare, in quanto quando premete magari ve ne esce troppo, quindi vi consiglio di stare attenti. Io pompo pochissimo, di modo che me ne scappo alla volta. E come funziona? Va utilizzato sull'imperfezione, quindi sullo sfogo che avete, sulla piccola imperfezione. Cosa fa? Si secca, non lo dovete toccare, si secca e agisce, e poi si formerà una pellicola che poi, quando vi andrete a lavare eccetera, si toglierà. E ragazze, io veramente ve lo consiglio, ne ho letto molto bene anche su blog eccetera. È veramente un buon prodotto, perché vi va a seccare la zona. All'interno c'è il tea tree oil e tanto altro, quindi vi va a seccare la zona, ve la va a purificare, insomma tutto quanto, e fa sì che man mano vada quanto prima a purificarsi e a curarsi, a guarire, insomma. Quindi ve lo straconsiglio, sia se avete brufoli sotto pelle, magari delle parti che sono un po' così, che volete andare a curare perché iniziate a vedere qualcosa che non va, ma anche, vi devo dire la verità, io lo utilizzo praticamente ogni volta che mi faccio di tutto sulla pelle, ed è veramente un prodotto ottimo, ve lo straconsiglio, soprattutto quando andate a dormire, prima di andare a dormire vi pulite bene, lo utilizzate, straconsiglio. Un altro prodotto di cui vi ho parlato, vi ho accennato in uno degli ultimi video prima delle vacanze, è un prodotto di Nature's, che è questo marchio che vi ho presentato in un altro video, ed è il siero antimpurità. Allora, ci tengo a specificare, tra l'altro, che io nel video in cui vi parlavo di questi prodotti ho detto erroneamente che sono prodotti tutti biologici. Ho sbagliato, sono tutti prodotti naturali, infatti dal nome Nature's, sono tutti prodotti naturali, e qualcuno anche biologico, estratti biologici eccetera, però naturali, ragazzi. Allora, questo siero è troppo carino, ve ne ho parlato, ve l'ho mostrato, però era poco tempo che lo stavo utilizzando. L'ho utilizzato, l'ho portato in vacanza con me, e devo dire che, come Brufolo Kill, anche se ha una consistenza abbastanza diversa e però più o meno lo stesso prodotto, nel senso che va messo, va lasciato agire, va a lenire, a purificare, a disinfettare, tutto quanto, sempre agendo in piccole parti, non che ve lo spalmate su tutto il viso praticamente, anche perché questo è 15 ml.
Ragazzi, io mi sono trovata veramente bene perché lo applicavo ogni sera e man mano mi aiutava ad asciugare la zona, a seccarla e a lenirla, perché veramente ve l'ho detto, mi uscivano degli sfoghi, io poi non riesco a stare ferma, poi comunque il giorno dopo riandavo al mare e quindi magari vi ripeto il sudore, eccetera, mi faceva, mi alimentava insomma la parte infetta e quindi mi sono trovata bene con questo prodotto, quindi anche un altro prodotto che vi consiglio. E poi vi vado a parlare di altri due prodotti che sono praticamente due oli. Allora, uno l'ho fatto io ed è un olio che ho preso dai consigli di Carlita Dolce. Devo dire che mi sono trovata benissimo. E praticamente è un insieme di oli, per esempio olio di jojoba, olio tea tree oil, eccetera. Poi ve ne parlerò in un altro video magari. Comunque ne parla Carlita, è un olio che ha fatto praticamente lei. E ha tutti questi oli essenziali, un insieme di oli essenziali, eccetera. Ragazzi, veramente non vorrei dire, ma tra virgolette è miracoloso. Quindi grazie Carlita se mi guarderai questo video. Veramente mi è piaciuto tantissimo. Lo sto usando questo già da un bel po' di tempo. Infatti è finito, me ne sto parlando. Ma me lo devo praticamente rifare perché l'ho finito, lo usiamo sia io che mia sorella. Ragazzi, è veramente ottimo. All'interno ci vanno solo oli, quindi, e oli essenziali, quindi non avete bisogno magari di dover andare a comprare tutte quelle cose che servono a chi appunto fa cosmetici in casa, perché io per quanto mi piaccia fare, creare, però mi dovrei comprare praticamente il mondo e non mi va sinceramente. Poi non è che ne capisca tanto, quindi preferisco, se devo fare qualcosa in casa, farlo con quelle cose che già ho comunque, ecco qua gli oli, io li tengo lì, ma non è che mi devo mettere a comprare il mondo praticamente, e quindi è facilissimo da riprodurre. Un altro prodotto di cui vi vado a parlare invece è un altro olio, che però questo qui è della marca Frutto Nero. Questo nello specifico è l'olio di canapa e praticamente mi è stato consigliato quando la mia bioprofumeria, insomma, di fiducia, sono andata per una giornata in cui praticamente c'era una ragazza di Frutto Nero che faceva un trattamento, insomma faceva qualche massaggio oppure puliva un po' la pelle e poi utilizzava questi oli a seconda delle esigenze della pelle. Quando ho finito il trattamento io ho chiesto nello specifico un prodotto che potessi utilizzare sulla pelle al posto della crema, che comunque mi purificasse, mi andasse ad idratare però senza ingrassare, eccetera. Mi è stato consigliato questo.